Allora, ragazzi, ho avuto una delle mie idee. Siccome siamo in quarantena, siccome la situazione è un po' quella che è, un po' strana, un po' curiosa, mi sono detto: perché non prendiamo il divanetto e non lo rendiamo, oltre che un luogo di intrattenimento globale amato da grandi e piccini, anche un luogo dove fare un po' di servizio pubblico? Perché no, quest'oggi noi siamo in quarantena, siamo chiusi in casa, non possiamo uscire, ci sono stati praticamente tolti tutti i modi per divertirci al di fuori di casa nostra, ma noi, che siamo nerd bastardi, che non facciamo altro che seguire persone virtuali, abbiamo delle possibilità in più, perché noi possiamo rispettare le regole del nostro paese e salvare vite umane, perché di fatto è quello che andiamo a fare, divertendoci. È una cosa incredibile che solo 20 anni fa sarebbe stata completamente fuori di testa. Noi possiamo divertirci, e per farlo io in questo periodo di quarantena, oltre a rimandare 100.000 progetti perché la quarantena impigrisce, penso di aver messo su qualcosa come 3-4 kg per dirvi, la sto sfruttando, vi dicevo, per recuperare cose che avevo lasciato indietro, tra le quali Zelda Breath of the Wild. Aiuto. Ma non solo, ho anche iniziato a guardarmi Dragon Ball Super, carino, magari uscirà un video. Ho iniziato a giocare anche a questi due giochi qua, in realtà solo il primo, questo devo ancora giocarlo. Usciranno dei video come questo anche su di loro. Ma il discorso di questo video, l'incipit di questo video, se vogliamo, è parlarvi di Zelda Breath of the Wild, della mia esperienza di una settimana su questo gioco. Da completo ignorante, da fan Pokémon, ma soprattutto da completo ignorante. Voi lo sapete, io non sono un videogiocatore, non ho mai amato alla follia i videogiochi e non ci ho mai giocato molto, se non per Pokémon. E con Zelda ho avuto un approccio a un videogioco di un certo tipo, che è stato il primo, e quindi mi sono detto: ma ascoltami, raccontiamola questa esperienza. Allora, per chi mi segue su Twitch, tra l'altro in questo periodo di quarantena stiamo facendo i 1000 iscritti su Twitch, quindi è il momento di prendere il vostro account e iscriverlo al mio canale Twitch, sa che avevo già iniziato a giocare Zelda in live, ma l'avevo droppato dopo un po' perché non mi aveva preso più di tanto. Allora, pressappoco la settimana scorsa, mi sono detto: dai, prendiamolo e giochiamoci. Ho 25 ore ora. Allora, le parole che state per sentire sono parole di una persona che ha sempre solo giocato sostanzialmente Pokémon, e che tutti gli altri videogiochi che ha provato si possono contare verosimilmente sulle dita di due mani, anche di una forse. E nonostante questo vi dico che io capisco e comprendo benissimo perché questo gioco sia idolatrato. E sarebbe anche il caso di non utilizzarla la parola idolatrato, perché è un'accezione negativa. No, no, questo gioco è giustamente osannato perché è un gran gioco, e credo che anche un ignorante in materia riesca ad accorgersene. E il motivo, secondo me, di tale apprezzamento, ripeto, parlo da ignorante, sto utilizzando un po' di cervello, ma non ho nozioni in merito, è da ricercare, vi dicevo, nell'ambizione. Questo gioco è ambizioso, l'ho percepito, perché è pieno zeppo di cose da fare e di modi di intendere il gameplay, per come l'ho vista. Mi sono accorto che il dare al giocatore un mondo così vasto, un mondo così aperto, così variegato, così pieno, permette non solo di vivere personalmente il gioco, ma anche di intenderlo a livello personale. Il che vuol dire, nel mio caso, dato che sono un maledetto tryharder, tentare di battere Lynel sopra il colosso d'acqua senza aver battuto il colosso di acqua con l'armatura di merda. Ho preso il cazzo, cioè è ovvio, no? Però ecco, il discorso è un po' questo: la varietà che ti dà il mondo, il fatto di poter esplorare qualsiasi luogo in qualsiasi momento, permette di vivere il gioco come meglio lo si crede, permette di avere una libertà che è anche quella, se ci vogliamo pensare, che in una situazione tipo, immaginiamo di calarci in Hyrule o Hyrule che sia, e vivere quell'avventura, noi ci troveremmo ad affrontare, cioè la situazione di dover scegliere che cosa fare per prepararci al meglio. E a tal proposito, un'altra cosa che ho apprezzato di questo gioco è che proprio perché il mondo è ampio, proprio perché il mondo è bello pieno, il passaggio da un punto all'altro è come se fosse un viaggio. Un viaggio che è pieno di imprevisti, pieno di quest secondarie, quindi pieno di deviazioni, perché nel mentre che si procede si decide di sviare un attimo per aiutare NPC X o per risolvere Sacrario Y. Insomma, il fatto che un gioco di avventura mi abbia portato a vivere il gioco come se fosse la mia avventura, e dunque a decidere se valeva la pena svolgere una determinata questo oppure no. Il discorso sostanziale è che la sensazione di avventura che questo gioco di avventura mi ha dato è stata veramente tanta. E preciso, sono arrivato solo al colosso di acqua, non sono andato molto lontano nel gioco, quindi le mie impressioni si limitano alle prime 20-25 ore di gameplay, nelle quali sono arrivato solo a quel colosso. Perché? Perché riesco a prendermela comoda, riesco ad andare prima da una parte poi dall'altra senza avere l'ansia dell'obiettivo. Il gioco all'inizio cerca di guidarti un pochino, ma molto relativamente, nel senso che tanto poi non ci sono le barriere, quindi se voglio andare da qualche altra parte lo posso fare, e il cazzo di villaggio
Volterra, no, non è Volterra. Insomma, si fa inculare, ok? Ci siamo capiti. Volterra, Volterra. È Toscana, Zelda 2, teoria. Volterra, sono un disabile. Che poi tutta questa varietà, tutta questa pienezza di contenuti è un po' quello che stiamo rinfacciando a Pokémon. Ci ritorno perché ovviamente è quello di cui parlo su questo canale. È quello che rinfacciamo a Pokémon, è il fatto di avere un mondo che si approccia all'apertura e che però non è in grado di fornire dei contenuti. Perché poi c'è anche un po' questo discorso da fare, no? Il che cosa è Pokémon oggi? Oggi Pokémon è un GDR o ha voluto provare ad approcciarsi un po' al gioco d'avventura? Perché io, da ignorante in materia, percepisco una distinzione tra quello che è il gioco di ruolo e i giochi di ruolo che ho provato e quello che è il gioco di avventura. Perché il gioco di ruolo, come del resto Pokémon è sempre stato, implica che vi sia una trama, che vi sia una direzione precisa e che tu vada a impersonare un personaggio effettivo dell'avventura, quindi nel nostro caso il personaggio che diventerà campione. Ma tutto ciò è legato necessariamente a una trama, a uno sviluppo. In un gioco d'avventura come Zelda questo è nocivo addirittura, perché io per vivere un'avventura vera ho bisogno di poter decidere. E dunque tutto l'espediente narrativo di sostituire in Zelda la trama, che di fatto non esiste, si riduce a tante subquest, con quello che è Ganon, quindi con tutta la lore, e portare tutto indietro di 100 anni, e dunque anche i campioni, tra l'altro espediente narrativo molto bello per quanto mi riguarda, è efficace per quanto riguarda quel tipo di videogioco, quel tipo di tendenza videoludica. Per quanto riguarda il GDR, ad esempio, un titolo che ho apprezzato moltissimo è Fire Emblem Three Houses, che non ha niente a che vedere con il gameplay di Zelda, ma proprio zero. Perché Fire Emblem Three Houses, come del resto tutti i Fire Emblem, è un gioco di ruolo, impersoni un personaggio all'interno di una trama, conseguentemente la trama è sviluppata all'inverosimile, quella di Fire Emblem fa impressione per quanto lo sia, perlomeno parlo di Three Houses, ma anche un gioco come Ecos, secondo me, ha una grandissima trama, con una lore, soprattutto quella di Fire Emblem Three Houses, che non sostituisce la trama, ma le fa da appoggio, se così vogliamo dire, e che però ovviamente non ha alcunché di esplorativo. Certo, Fire Emblem Three Houses introduce il monastero, quindi tutto un discorso gestionale dei propri studenti e dei propri combattenti, ma non c'è il dungeon da risolvere, non c'è il sacrario da completare, manca quell'aspetto lì, perché Fire Emblem Three Houses non è un gioco di avventura. E so che sto sviando un pochino il discorso, però la domanda è che cosa sia Pokémon oggi, perché Pokémon Spada e Scudo ha dimostrato a livello di gameplay, quindi a livello di battling, se vogliamo essere più specifici, di essere più vicino a un Fire Emblem Three Houses, cioè a uno strategico. La sa sta che gli NPC hanno il cervello di un piccione, quello è un altro problema. Solo che poi nell'Overworld si è ridotto tutto a completa le palestre, che è qualcosa di estremamente banale, estremamente rivisto. È stata inserita la lore a supplemento di questo discorso, senza che le due cose combaciassero, solo che non c'è stata alcuna esplorazione, e quando metti una lore e un mondo aperto è un po' difficile non mettere l'esplorazione, perché vai a tagliare entrambi. Cioè, il discorso è che tu ti puoi permettere di non mettere l'esplorazione se hai una trama. Se non ce l'hai, è un problema. Ma non una trama tipo Pokémon Rubino e Zaffiro, vai e sconfiggi il capo. No, no, deve essere una trama con i controcazzi, cioè deve essere un gameplay guidato passo per passo come è Fire Emblem. E infatti in Pokémon hanno sempre messo la parte esplorativa, perché era sempre stata necessaria. Pokémon Spada e Scudo l'ha persa. In ogni caso, tutte queste impressioni che ho avuto su Zelda sono impressioni che ho avuto dopo un po' che ho giocato. In realtà inizialmente mi sono trovato malissimo, nel senso che inizialmente trovarmi in quel tipo di mondo da solo è stato un mezzo inferno. Poi io personalmente odio andare a cercare le soluzioni su Google, mi dà un grande fastidio non riuscire a completare le cose. Però ad esempio vi racconto questa: c'è il punto in cui a Volterra bisogna portare la torcia sopra al laboratorio di Volterra in cielo con il fuoco blu dalla fornace. Io ovviamente non lo sapevo e ho buttato tutte le torce prima, perché mi sono detto: vabbè, senti, dai, ne ho 25, quando ci sarà una caverna da esplorare con la torcia ci sarà una torcia. Non sapevo che ci fosse un evento necessario, non ho capito un cazzo, ho passato 2 ore a cercare di risolvere la questione e ho quittato. Perché è un po' spaesante, perché se non entri subito nel meccanismo del gioco è un po' complesso, è dispersivo come gioco, questo è indiscutibilmente è una caratteristica, non dico un difetto, è una caratteristica di Zelda. È un gioco molto dispersivo e quindi devi proprio entrare nella mentalità del gioco. Quindi ad esempio il gioco dispersivo, gli obiettivi me li devo mettere io, quindi se voglio andare al Monte Ranel o se voglio andare alla torre per sbloccare la mappa devo dirmi ora vado lì, ma non è mai scontato per chi si è approcciato per la prima volta a quel tipo di gioco. Devo però dire che ho
oggettivamente, una volta che capisci il meccanismo, una volta che impari a regolarti, diventa molto più godibile. Ripeto, non è il mio gioco, non è il tipo di gioco sul quale nerderei 5-6 ore, come è stato invece Fire Emblem Three Houses, ma devo dire che nonostante tutto mi ha preso molto bene. Detto questo, rimango del parere che non sia necessario essere come Zelda. Zelda ha di certo alzato l'asticella, e qui parlo per sentito dire, per quanto riguarda il gioco d'avventura, ma non è necessario essere Zelda per essere un bel gioco ad oggi. Fire Emblem Three Houses è incredibilmente diverso e a mio avviso un titolo all'altezza di Zelda, ma è anche sbagliato dire all'altezza perché parliamo di due campi diversi. Nonostante Fire Emblem abbia sempre la stessa meccanica, io sono del parere che quando una meccanica c'è, è sempre quella, ma è in grado sempre di divertire, allora va benissimo. Nel momento in cui il gioco è in grado di intrattenere, allora siamo a posto. Il discorso è che nel momento in cui invece tenti di emulare un po' lo stile Zelda, come secondo me Pokémon ha provato a fare con le Wild Areas, devi prenderlo a modello e devi farlo bene, perché quello è un modello, è come si fa un gioco d'avventura, e parlo proprio a livello di emozioni, non parlo a livello tecnico, dico quello che mi ha trasmesso. Ebbene ragazzi, non vuol dire avere il mondo grandissimo oppure poter esplorare ogni singolo strato del gioco, quindi ogni montagna, poter scalare ogni albero, poter salire su ogni altura. Non è questo, a Pokémon non serve, anzi per Pokémon è quasi controproducente. Pokémon non è di fatto un gioco in cui l'avventura si basa sull'allenatore, ma sui Pokémon. In Pokémon l'allenatore per definizione non subisce danni o comunque non fa sforzi, a farlo sono i Pokémon. E quindi non è necessario rendere calpestabile ogni punto della mappa, ma renderla esplorabile sì. E quindi tu mi sviluppi le Wild Areas, fantastico, mettici delle cascate percorribili solo tramite la giusta MN o tramite il giusto Pokémon. Idem per Scalaroccia, per Forza, per tutte quelle che erano MN e che potrebbero essere tranquillamente semplicemente delle caratteristiche di ogni Pokémon senza alcun senso a livello di battling. E soprattutto in zone aperte e vaste come dovrebbero essere le Wild Areas, crea interazione con i miei Pokémon, permettimi di cavalcarli. Queste sono a mio avviso le cose che giocando a Zelda avrei volentieri tradotto su Pokémon. Non la grandezza smisurata dell'open world, non la calpestabilità di ogni punto della mappa visibile, perché di fatto ragazzi bisogna anche essere realistici. Pokémon e Zelda sono due titoli che hanno due ambizioni diverse. Pokémon non mira a essere il gioco dell'anno, Zelda sì e l'ha ottenuto. E quindi chiedere un open world su Pokémon grande come quello di Zelda, graficamente alto a livello qualitativo come quello di Zelda, chiedere che Pokémon diventi un gioco d'avventura in cui tutto è esplorabile indipendentemente dai Pokémon è controproducente per Pokémon e soprattutto è irrealizzabile a livello di tempistica. E non interessa chi lo produce, però quello che dovrebbe interessare è creare un titolo degno. E allora, sintetizzando il tutto, piuttosto che la grandezza, io da Zelda prenderei la qualità e la pienezza, che sono più importanti. Detto questo, io spero di aver espresso il mio pensiero in maniera abbastanza chiara. Questi sono video senza copione, quindi potrei aver fallito. Me lo direte voi nei commenti qui sotto, dove vi invito a scrivere delle precisazioni, se volete aggiungere dei dettagli, delle riflessioni. Io ci tengo a tenere presente che non mi sto mettendo davanti a questa telecamera con il fine di avere ragione, sto esprimendo la mia personalissima opinione da un dichiarato ignorante in materia, quindi evitatevi gli appuntini maledetti. Sto parlando d'altro. Beh, che dire, io tra poco devo streamare, quindi vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, al solito, i social, Twitch in particolare, mi raccomando, è fondamentale in questo periodo, visto che stiamo avendo una grande attività anche lì, la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.